Voilà! Allora, eccomi! Ci sono! Ci siete? Ci siamo? 1, 2, 3, prova! Parlo io, 1, 2, 3, prova! Buongiorno! Riprova, 1, 2, 3! Allora, l'ultima volta ci siamo scontrati un po', poi abbiamo cercato di risolverla così, col teatro però, con la questione del patterning dell'asse antero-posteriore dello Xenopus, ok? E voglio riprendere i concetti fondamentali oggi, perché poi cambiamo argomento e di queste cose non ne parleremo più, però per me sono molto molto importanti. Ok, quindi, la questione di come viene specificato l'asse antero-posteriore. Abbiamo detto, questo inizia la gastrulazione, viene settato la gastrulazione, e la gastrulazione è il momento in cui la testa entra o esce dall'ano. Ok. In realtà, appunto, abbiamo visto l'altra volta il modo in cui viene settato l'asse dorso-ventrale. Quindi come viene indotto l'organizer, e abbiamo mischiato il tutto con l'induzione neurale, perché in realtà sono argomenti correlati, però di fatto abbiamo visto come viene settato, e torno ancora più indietro, l'asse dorso-ventrale. Dov'è? Ecco qua, ok? Con questo gradiente di BMP, e l'abbiamo visto. Quindi all'inizio della gastrulazione l'asse dorso ventrale è stato settato, l'asse antero-posteriore no. Noi sappiamo più o meno che da queste parti, cioè dove c'è il ventrale, ci sarà la testa, e quindi questo crea un po' di mal di testa, perché sembra che l'asse dorso ventrale sia quasi sovrapposto a quello antero-posteriore. Non è così. Il punto è che l'asse antero-posteriore qui ancora non c'è. È tutto concentrato qui dentro. E il fatto che l'asse antero-posteriore ancora non ci sia, ce lo dice anche l'esperimento del signor, e andiamo ancora più indietro, del signor Spemann. Ci arriviamo, ok? Qua. Lui prende questo pezzettino di tessuto e qui dentro c'è tutto quello che serve per fare un asse antero-posteriore. Siete d'accordo? Perché lui interagirà con dei tessuti, effettivamente l'asse antero, cioè sono dei tessuti che avranno da questo lato la testa, questo è vero. Ok, però interagisce con questi tessuti, ma poi alla fine è lui la chiave per indurre questo asse antero-posteriore. In più, sì, è vero che anatomicamente più o meno la testa sarà qua, però abbiamo visto che i tessuti non sono gli stessi, scusate, ci arrivo, che più o meno, dov'è? Ci siamo quasi. Ok, più o meno la testa verrà a quest'altro lato, però non sono le stesse cellule in realtà che si troveranno nella porzione anteriore. Questo è quello che sarà l'ectoderma ventrale, a dir la verità, perché abbiamo visto all'inizio l'ectoderma è bello spesso, è fatto da un sacco di cellule, poi ci passiamo sopra il mattarello, le spalmiamo, e quindi l'ectoderma, che prendeva solo questa parte dorsale, in realtà poi a tutto tondo avvolge tutto l'embrione, ok? Quindi in realtà la testa qui ancora non c'è, ci deve arrivare, e in qualche modo questa testa effettivamente sembra specificarsi piano piano nel mesoderma che entra. E questo l'abbiamo provato a vedere l'altra volta con del teatro, ma è stato fatto da questo esperimento del marito della Hilde-Mangold, Otto Mangold, prendendo il margine del blastoporo a diversi momenti dello sviluppo. Ok? Quindi ragioniamo 3 secondi con più calma, oggi che siamo più freschi, su questo esperimento. Lui prende il margine del blastoporo di una gastrula precoce e lo butta così nel blastocele di una gastrula anche lei precoce. Siamo sempre allo stesso livello, ok? Temporale del ricevente. Ok, quello che lui vuole vedere è questa gastrula veramente rimarrà pinzata lì,
nel blastocele che si oblitera. Sapete che il blastocele si oblitera perché si forma l'archenteron. Quindi lei sarà schiacciata da questa parte vegetativa contro l'ectoderma. Che effetti avrà su questo ectoderma, questo margine di sale del blastoporo? E lui vede che quando lo prende precoce, in realtà induce la formazione di una testa in questo punto dove lui è rimasto incastrato. Mentre invece, se aspetta un po', quello stesso margine dorsale, in realtà non è lo stesso perché le cellule che stanno entrando sono cambiate, ok? Hanno una specificità regionale diversa e anche una specificità di induzione diversa. Quindi loro diventeranno più caudali, si trasformano in mesoderma della coda, ma anche diciamo, l'annunciazione, l'induzione che fanno nei tessuti ovviamente competenti, riceventi, che però hanno la competenza per ricevere questi stimoli, li indurrà a diventare caudali. Ok? Quindi esiste una specificità temporale nella induzione dell'asse anteroposteriore. Ok? Quindi la capacità induttiva dell'organizer cambia con il tempo. Ok? E abbiamo cercato così di raccontare velocemente alcune delle molecole coinvolte, che di nuovo però sono degli inibitori di segnali caudalizzanti. Quindi il segnale sull'asse dorsoventrale avevamo che per avere il dorsale dovevamo inibire i segnali ventralizzanti. Ok? Perché di default questo tessuto si sarebbe sentito abbastanza dorsale, ma gli arriva un input ventrale, ventralizzante, autocrino in parte, che lo ventralizza. Quindi inibendo il dorsale, inibendo il segnale ventralizzante, che abbiamo visto era? Il segnale ventralizzante era? BMP. E l'inibitore? Cordin, nodi, non follistati. In questo caso c'è un segnale caudalizzante. Okay. Che viene espresso dalle porzioni caudali e che viene inibito invece nelle porzioni anteriori grazie appunto a degli inibitori che funzionano nello stesso modo di questi segnali caudalizzanti che erano FGF e WNT e anche l'acido retinoico. Ok? E il concetto è che in qualche modo l'ectoderma sia passivo ricevente di tutti questi segnali. Se sia proprio così oppure no, se qualcosa già se lo aspetta, non si è del tutto sicuri, ma non sta neanche a noi porci questi problemi adesso. Ok, quindi ci sono dei segnali caudalizzanti e inibendoli noi anteriorizziamo. Ok, e quindi abbiamo anche ragionato sulla questione del vertical signaling. A questo punto però, come si settano questi poli, no? Noi abbiamo visto dei poli stazionari fino ad adesso. Quindi ci sono due poli, interagiscono tra di loro e tutto questo si setta. In qualche modo la situazione dell'asse anteroposteriore nei vertebrati, e in particolare nello Xenopus, è più dinamica, perché tutto questo si setta mentre questo asse si srotola dal posteriore all'anteriore. Ok? Quindi con un effetto temporale. Dove sta questo asse anteroposteriore prima di essere l'asse anteroposteriore? Da dove viene formato così dal nulla, come una pianta che cresce? Allora, io adesso in realtà nel dettaglio non ci andrò, però mi piace ragionare su come questo possa un po' intersecarsi, questo ragionamento al quale non arriveremo fino alla fine, comunque possa intersecarsi con la questione dei geni OX, perché abbiamo visto i geni OX, ovvero geni omeotici, quindi quelli che specificavano i diversi segmenti del corpo sull'asse, su che asse? Di che asse erano specifici i geni omeotici? Anteroposteriore, ok? I vari segmenti sull'asse anteroposteriore. Ok, quelli ci sono anche nei vertebrati.
E noi ce l'abbiamo presente la drosofila, vero? Ce l'avete in mente? Chi era il principe da cui partiva tutto la specificazione dell'asse antroposteriore nella drosofila? Era una molecola messa dalla mamma nel polo anteriore. Come si chiamava? Bicoid. Bicoid dov'è? Bicoid non c'è. Bicoid è un sistema che ha usato la drosofila per accendere tutto questo. Qui chiaramente siamo in un altro universo. Usiamo sempre questi geni omeotici per specificare i diversi segmenti del corpo, ok? Gli OX genes sono espressi sia nel neuroectoderma che nei somiti, c'è un piccolo phase shift, ma insomma sono loro, e seguono lo stesso ordine antero-posteriore, cioè sono messi dorso-ventrale, abbiamo visto che c'è un po' di confusione tra vertebrati e invertebrati, invece antero-posteriore c'è un ottimo allineamento. Ok, questi geni omeotici, quindi nei vertebrati, hanno la stessa polarità antero-posteriore. L'unica complicazione è che ne troviamo 4 set. Invece di solo un cluster, come è nella drosofila, che se vi ricordate non era intero, ma era spezzato. Siete d'accordo? E tornerò su questo piccolo dettaglio. Nella drosofila avevamo antenna pavia e ultrabyte thorax e c'era un'interruzione. Qui invece i cluster sono attaccati, quindi la sequenza di geni omeotici è tutta in fila. E ne esistono appunto 4 cluster. Questo vuol dire che per ogni tipo di gene omeotico ne avremo 3, o beh, insomma da 1 a 4 versioni. Poi vediamo che non di tutti, in realtà abbiamo tutte le versioni, solo di alcuni, come questo A4. Del 4, scusate, quindi da 1 a 13 sono i geni in sequenza e poi vengono chiamati A, B, C e D i diversi cluster, sottotipi. Questo in realtà è molto comune, nel passaggio dell'evoluzione dei vertebrati c'è stato un aumento del genoma e delle duplicazioni dell'intero genoma. In realtà. Comunque, troviamo questi 4 cluster e sono interi. Ok, a questo punto, dopo che appunto abbiamo visto 2 modelli, uno in cui tutto viene settato in modo temporale, in cui l'asse antero-posteriore viene settato, scandito dal tempo in qualche modo, e uno in cui invece è tutto già previsto dalla mamma, che è la drosofila. Ma a questo punto possiamo chiederci, da dove cavolo viene il senso di questa spatial collinearity? Vi ricordate cos'è la spatial collinearity? Nel problema dei geni omeotici? Qualcuno si ricorda? Eh? No? Esatto. Esiste una corrispondenza misteriosa tra l'ordine di questi geni sul cromosoma e l'ordine in cui vengono espressi nell'organismo. L'avevamo già vista in drosofila, eppure sono 2 dimensioni spaziali che non hanno niente a che fare se le confrontiamo sul piano spaziale. Cosa c'entrano queste 2 direzioni e ordini? Ok? Eppure qualche cosa c'entreranno, non sembra casuale. Ma non sappiamo spiegarcelo. O almeno nella drosofila era veramente troppo misterioso. Qui invece, se buttiamo questo nuovo dato dell'importanza del tempo, del fattore temporale nella specificazione dell'asse antero-posteriore, allora forse invece un senso ce lo possiamo dare, o almeno provare a immaginarlo. Perché appunto cosa succede? Che le porzioni più anteriori sono le prime in qualche modo a nascere e vengono seguite da sempre in questo territorio dove le cellule entrano, da cellule che hanno una specificazione sempre più posteriore. E in effetti, se noi andiamo a guardare i geni OX che sono espressi al margine dorsale del blastoporo,
lì intorno, quindi sono espressi, diciamo, in quei tessuti che stanno per invaginarsi, lì si stanno schiacciando e si entra, quindi in chi sta passando di lì in quel momento, chi sta attraversando il margine dorsale del blastoporo in quel momento, l'abbiamo visto ieri con questo pezzetto di teatro, chi stava entrando in scena in quel momento, correndo sotto, anzi, chi era, diciamo, questo è dietro le quinte, ok, subito dietro la quinta che sta per entrare in scena, queste cellule qua iniziano ad esprimere dei geni OX con una sequenza che è quella, in effetti, che poi rivedremo nel corpo. E quindi abbiamo che, appunto, il geni 1, qui in realtà sono presi esempi dai diversi cluster, vi ricordo A, B e C, e D sono i diversi cluster, mentre 1, 2, 3, 4, 5 sono la sequenza sul cromosoma. Vedete che l'1 è espresso prima del 4, che è espresso prima del 6, che è espresso prima del 7, che è espresso prima del 9. Ok? Quindi questi geni vengono espressi in sequenza. Vi piace di più questa idea che vengano espressi in una sequenza temporale? Nel rivedere questo asse spaziale nell'embrione, in qualche modo ripercorrere quello che è la sequenza dei geni sul cromosoma? Che ne dite? Sembra avere più senso che non dover confrontare spazio con spazio, ma tempo con spazio sul cromosoma? Cosa vi immaginate? Quale potrebbe essere a questo punto il meccanismo che regola l'espressione di questi geni? Noi li vediamo in sequenza, giusto? Sono in una sequenza spaziale, c'è prima il primo, il secondo, il terzo, il quarto, e li vediamo essere espressi in sequenza. Forse non ce lo sappiamo bene immaginare, ma possiamo immaginare che il fatto che un gene venga espresso ha una qualche influenza sul fatto che il gene dopo possa essere più facilmente espresso. Siete d'accordo? È possibile immaginare un meccanismo molecolare che regoli questo? In effetti sì, è possibile. Ok? Non è stato ancora del tutto definito. Qui vi faccio vedere un esempio. Bah, in realtà forse anche un pochino troppo complicato per adesso, però preso da cellule embrionali staminali, e qui in realtà è stata mappata la presenza di repressione, ok, di mark di repressione e mark di attivazione, ed effettivamente in cellule embrionali staminali trattate opportunamente, diciamo così, si può vedere una... qui sono al contrario, scusate, si va in questa direzione, una perdita di repressione e un inizio, dov'è, di attivazione. Ma in realtà non è super evidente, infatti lasciamolo perdere per adesso, però diciamo l'idea che ci sia una apertura progressiva della cromatina e quindi una interazione tra geni e cigli, e che questo possa avere un ruolo nel funzionamento del gene OX e nel mantenimento di questi geni vicini tra loro, ok? Questo, diciamo, è l'ipotesi più accreditata al momento, ok? In realtà i dettagli molecolari, vi dirò, a me non hanno ancora del tutto convinto. Però, poi anche io sono un biologo molecolare, insomma, aspettiamo qualcosa di più evidente. Però... questo ci dice che questa forse è la condizione ancestrale. Questa è la condizione ancestrale dei geni omeotici, quindi un controllo probabilmente di tipo temporale, che poi in qualche modo può, in questa magia dello sviluppo, trasformarsi in una sequenza spaziale. Ok, noi non abbiamo tantissimo tempo di parlare del ruolo del tempo nello sviluppo, però almeno di questo volevo così buttarvela lì. E poi queste cose qui, chissà. Ok, dai, così possiamo correre a qualcosa di meglio, a qualcosa d'altro. E ovviamente a questo punto però ci chiediamo perché nella drosofila, quindi, il cluster potrebbe essersi rotto? Vi ricordate un forte, diciamo così, un forte rapporto temporale
tra l'espressione dei geni Ox l'uno con l'altro? Come erano indotti questi geni Ox? Prima uno e poi l'altro in sequenza? O diciamo la specificazione dell'asse anteroposteriore era più proprio un sintonizzare e ce l'avevamo subito lì tutto intero? Vi ricordate? Era così, cioè c'era l'asse, c'era il gradiente, ognuno si decideva dove era a seconda del punto dell'embrione, a seconda del livello del gradiente, e lì piano piano vedevamo emergere questi geni Ox. Quindi il lato temporale nella drosofila non ha una grande importanza. Ma questo potrebbe essere anche un'evoluzione, diciamo così, recente. Quindi è evidente che esistono anche altri meccanismi regolativi nel controllo dei geni Ox. E quindi questo esercita una pressione più o meno forte sul fatto che il cluster di geni Ox rimanga collegato tutto insieme. In effetti ci sono animali in cui invece i geni Ox non sono attaccati per niente. C'è una totale spargimento nei cromosomi di questi geni. Sono completamente andati ognuno per i cavoli suoi. Ok? Invece, nei vertebrati sono rimasti tutti appiccicati, forse proprio per questa importanza del tempo, del fattore temporale, nella specificazione dell'asse anteroposteriore. Ok, in realtà poi non so se faremo in tempo a fare questa cosa, ma in realtà questa loro capacità di scandire il tempo viene utilizzata anche in altri sistemi, come nell'arto. Ma non sono sicuro e convinto che riusciremo ad arrivare fino là. Ok, prima di tornare a parlare di specificazione, che mi piace tanto, faccio uno sforzo di allargarmi a qualche argomento più generale di biologia cellulare e faccio una piccola parentesi per parlare della meccanica della neurulazione. Ok, quindi abbiamo detto, abbiamo specificato queste cellule a diventare nervose, adesso però non basta che stiano lì passivamente a dire «Ehi, io sono troppo nervosa». Adesso questo programma nervoso va messo in atto. E la prima cosa che le cellule che sono diventate nervose devono fare è aggregarsi in una struttura anatomica. Che, appunto, nel caso del sistema nervoso, è inizialmente un tubo. La neurulazione a tubo non è l'unica che esiste, diciamo questa è quella tipica degli amnioti, in realtà vabbè, diciamo in generale dei vertebrati, però ci sono delle eccezioni, ma noi parleremo solo di quella a tubo. Quindi, che cosa succede? Abbiamo un ispessimento dell'ectoderma e a un certo punto questo ectoderma ispessito, che diventa pseudostratificato, lo vediamo sollevarsi a formare questa grossa V, questa doccia, questa valle. Ok? Dopo che si è formata questa prima valle, ok, stiamo all'occhio alla meccanica, vediamo un secondo ripiegamento, un po' più in alto, che avvicina le due pieghe neurali, neural folds, e le fa fondere al centro. Ok? In questo scontro mortale, in cui ormai chi è nervoso è nervoso, chi è ectoderma, quindi la specificazione è già avvenuta, addirittura le creste neurali si sono già specificate. Ok? In questo scontro mortale, in realtà le cellule dell'ectoderma si daranno la mano, e succede proprio così. Adesso io insomma non ci voglio perdere troppo tempo, ma ci sono dei filamenti che vengono scambiati, dei filopodi che vengono scambiati tra le due cellule, tra i due lati dell'ectoderma che si trovano vicini, in modo da fondersi gli uni con gli altri e creare delle adesioni stabili. Si vanno cercando, si trovano e fanno delle adesioni stabili, ectoderma con ectoderma, e la stessa cosa fa neuroectoderma con neuroectoderma. E si chiude tutto. Ok, questa chiusura somiglia un po' ad una lampo. In realtà inizia tendenzialmente nella parte centrale e poi procede come una chiusura lampo, perché man mano che due cellule si sono avvicinate, altre due cellule saranno un po' più vicine
e potranno così incontrarsi, riconoscersi, creare adesioni, e quindi con queste adesioni che vengono formate in sequenza il tubo si chiude. Quindi evidentemente nella chiusura del tubo c'è anche un minimo di trazione, c'è qualcuno che tira, o almeno questa è un'ipotesi, non è del tutto ben dimostrata. Comunque, abbiamo questa chiusura progressiva. I difetti di chiusura del tubo sono uno dei problemi sanitari, cioè sono o di problemi di malformazioni alla nascita, hanno una buona frequenza. Comunque, uno famoso è la famosa spina bifida. Avete mai sentito parlare della spina bifida? Ok, ed è diciamo quello meno grave, in cui non si chiudono le porzioni caudali. Perché cosa succede? Se il tubo non si chiude, anche l'ectoderma sopra non si forma, tutto rimane esposto al liquido amniotico. A dir la verità, il patterning si mantiene, cioè i neuroni iniziano anche a formarsi, a mandare quindi inizia a formarsi lo stesso, il tessuto nervoso, ma in realtà poi degenera e si pensa che questo sia dovuto appunto alla presenza di metaboliti che non sono normali, all'incapacità di creare il proprio ambiente ed essere così soggetti a quello amniotico. Quindi qui vedete appunto le conseguenze di queste abbastanza drammatiche, ok, di questa chiusura del tubo. Quindi c'è tutto un fronte di ricerca, quindi di laboratori che studiano quello nello specifico, ok, come si chiude un tubo. Ci sta in mezzo un sacco di argomenti di biologia cellulare, quindi non è solo il gruppo della chiusura del tubo, ma sono gruppi che producono ovviamente informazioni generali e di interesse per la biologia cellulare. Ok, la questione sembra semplice, perché un'idea dovreste già averla. Come faccio a piegare un epitelio? Quindi adesso ci occupiamo, diciamo, di questa prima V, la formazione della V. Ok, come faccio a piegare un epitelio? Come la chiamiamo? Apical? Constriction, esatto, costrizione apicale. Quindi io in un punto localizzato prendo un po' di cellule e gli stringo la porzione apicale, mentre lascio larga quella a basso. Esattamente come questo possa sollevare delle pieghe, cioè che c'è veramente tutta questa potenza in quel piccolo gesto, cioè quali sono le forze, perché poi ho capito che la geometria la vedo molto bene, la geometria è evidente, io creo questa modificazione geometrica, ma dal punto di vista delle forze che devono essere messe in campo, io non ve lo dirò perché non lo so, però non è così evidente, ok? Rifletteteci, non è immediato. Probabilmente c'è qualcosa che ha a che fare con, non lo so, con altre molecole del citoscheletro, si deve diffondere qualcosa, ci deve essere qualche cosa che solleva anche a distanza. Ma comunque, potrebbe c'entrare con dei fluidi, ok? Ovviamente quando io schiaccio qui, ho una spinta di citoplasma verso l'esterno, verso il basso, e questo potrebbe creare delle onde. E queste onde non è detto che non sappiano così passare da cellula a cellula, ma adesso noi di questo non ci occuperemo, cerchiamo di occuparci per il momento, quindi questi sono tutti i problemi futuri che vedremo dopo. Per adesso cerchiamo di capire come si fa a fare questa costrizione localizzata e come meccanicamente viene fatta questa costrizione della porzione apicale rispetto a quella ventrale. Scusate, quella apicale verso quella basale. Ok, la meccanica è questa. Ok, ce l'abbiamo presente. Ci sono due punti in cui ci sarà questa apical constriction. Una si chiama medial hinge point, che sarebbe appunto la costrizione mediale, e l'altro è il lateral, dorso lateral hinge point, che sarebbe appunto il punto in cui abbiamo questa seconda costrizione. Fino a che l'ectoderma, vedete, si avvicina e la formazione di queste giunzioni magari ancora aiuta, tirando un po', a formarsi, a chiudersi, a chiudere tutto. Ok, chi ci aspettiamo essere coinvolto in tutto questo sistema? Così andiamo più veloce, me lo dite subito e passo alla fine della lezione. Andiamo tutti al bar? No. Chi ci aspettiamo essere coinvolto in questo meccanismo di apical constriction? Secondo me ve l'ho già detto. Vediamo.
Filamenti di actina? Ci siamo. Caderine? Chi vota per le caderine? No, bisogna alzare la mano, perché chi non alza la mano vuol dire che non vota per le caderine. Non voti per le caderine? Ma che caderine? Ma che cavolo? Ah, non lo so. Ragioniamo. Che cosa c'è lì nella porzione apicale di tutte le cellule epiteliali dal corso di biologia cellulare in avanti? Abbiamo uno strato superficiale di tag junctions, dove ci sono le zonuline che creano questa giunzione impermeabile, ermetica, e sotto abbiamo le famose anchoring junctions, che in parte diciamo coinvolgono i filamenti intermedi nei desmosomi, ma in parte invece coinvolgono il citoscheletro di actina. Si chiamano adherence junctions e hanno caratteristicamente, praticamente in tutti gli epiteli, ad un certo livello, diciamo un po' sotto alle tag junction, non troppo, proprio poco sotto alle tag junction, noi vediamo questo anello di circonferenziale di actina, anche detto cintura, in inglese si chiama actin belt. Ok, quindi c'è questa cintura di actina, sono filamenti tutti paralleli a formare un bell'anello, e ovviamente questi filamenti sono tutti in sincrono, sono diciamo sono tutti messi vicini con gli anelli, sono allo stesso livello, scusate, degli anelli, e sono collegati attraverso le caderine agli anelli delle altre cellule vicine, ok? Quindi sono tutti anelli messi tutti vicini. Non è proprio un anello, scusate, perché le cellule in genere sono parallelepipedi, quindi sono dei rettangoli di actina o dei poligoni di actina. Ok? E quindi lì troveremo appunto delle caderine a cui si agganciano filamenti di actina che sanno orientarsi nel modo giusto. Ok? Quindi le caderine le conosciamo, sappiamo che si legano alle filamenti di actina attraverso delle molecole che si chiamano... Come si chiamano le molecole che uniscono l'actina? Le catenine, ok? Più una serie di ancelle come le vinculine o altre molecole dal nome buffo. Ok, in vivo, vi faccio solo vedere così un minimo di come appaiono nella realtà, al di là degli schemi. Questa è una coltura cellulare di cellule epiteliali piatte. Vedete che le cellule in realtà tendono a diventare delle mattonelle. Le forze si equilibrano e non sono proprio tonde, sono più poliedriche. I lati tendono ad essere dritti. E abbiamo appunto queste caderine che si distribuiscono tutto intorno alla giunzione. E adesso qui in realtà non è che si veda benissimo questa immagine, però questo bianco che vedete, queste cose bianche, sono la sovrapposizione del viola e del verde, quindi l'actin belt che gli passa sotto. Vabbè, questo è un dettaglio. In genere all'esterno, quindi dove non ci sono altre cellule con cui creare il belt, in realtà questi filamenti di actina non seguono la membrana, quindi non seguono il margine esterno della membrana, ma creano una specie di ponte che tiene vicini i due lati. Ok, crea un po' di tensione tra il lato destro e sinistro. Queste si chiamano punctate adherent junction, hanno queste caratteristiche e forme a zigzag. Ok, a noi invece adesso non interessano queste, ma interessano queste. Quelle cosiddette lineari. Ok, evidentemente creare queste giunzioni è innanzitutto il primo punto fondamentale. Quindi avere uno scheletro di actina, una cintura di actina. Prima cosa è creare la cintura di actina. E per questo appunto sembrano avere un ruolo fondamentale le caderine. Quindi le caderine creano delle adesioni specializzate in quel livello, un po' sotto in realtà le caderine sono un po' dappertutto, però un po' sotto alle giunzioni tight, probabilmente per un'interazione con alcune proteine delle giunzioni tight, ma a noi non ce ne frega niente adesso, si forma questa interazione specifica tra actina e caderina, in cui l'actina polimerizza e crea una serie di fasci paralleli.
Questo probabilmente grazie all'interazione con altre proteine, non sono solo le catenine. Non è la solita interazione caderina-actina, entrano in gioco delle altre proteine, probabilmente modulate da un qualche ambiente citoplasmatico che si trova all'intorno. Come per esempio alcune proteine, come queste eplin, questa eplin è una, che crea dei ponti di crosslink tra diversi filamenti, ok? E li mette in registro tutti paralleli, ok? Quindi c'è un legame con l'actina, però poi ci sono altre molecole che contribuiscono a tenere questi filamenti di actina tutti uniti tra di loro. Quindi alcune sono queste qua, poi in realtà ne conoscete qualcun'altra. C'è una molecola famosissima che crea il crosslink tra filamenti di actina paralleli? La miosina. Anche la miosina fa quello, d'accordo? Però probabilmente per creare proprio una bella cintura si aggiungono altre proteine fibbia. No, non si chiamano così, solo per farvi capire il concetto. Ok, dopodiché questo anello può essere regolato. Quindi a livello di questo anello dobbiamo regolare la contrazione. E ci sono una serie di proteine, che lo so che avete già sentito, chi sono i master regulator della polimerizzazione, della contrazione dell'actina, lassù in cima alla cascata del segnale che porta a... Ve li hanno già parlate? Delle proteine? Ci sono anche in Lombardia? Davvero? Ci si ferma il treno, c'è un'uscita dell'autostrada. No? Una proteina famosissima in Lombardia? Come si chiama? Ro! Esatto! La proteina Ro! Ma come non la conoscevate? Uè, figa, ma state scherzando? Veramente lo sapevate Ro? La proteina Ro è un master regulator, uè. Capito? Chi è Ro? È una di, fa parte di una categoria più ampia, ovviamente, di cellule, però di queste small GTPasi. Sono proteine che regolano il GTP, lo idrolizzano e così si spengono. Però vengono riaccese continuamente. Ok? E ci sono delle proteine che modulano il loro spegnimento e la loro riaccensione. Ok? E si chiamano GTPase exchange guanidine exchanging factor e GTPase activating proteins, sono le GEF e le GAP. Ok, comunque stanno in questo continuo equilibrio tra attivo e inattivo e quindi diciamo sono come un acceleratore. Ok, a seconda di quanto spingi GEF saranno più attive, a seconda di quanto spinge GAP saranno più inattive. Quindi si può regolare dai due lati, ok? Si può tirare, non è proprio come l'acceleratore, diciamo, è come il tiro alla fune. Quindi possiamo trovare un equilibrio dinamico nel loro grado di attivazione. Adesso ve lo dico, esatto. Ro interagisce con un sacco di altre proteine, quindi l'attivazione di Ro è un segnale centralizzato in qualche modo, si riflette a cascata su un sacco di altre proteine. Ed è così che Ro, ovviamente poi tutto questo viene ulteriormente modulato, se no probabilmente non funzionerebbe, ma diciamo attiva da un lato queste proteine come la DIA che interagiscono con la profilina e quindi favoriscono la polimerizzazione. Quindi là dove Ro è attiva noi vediamo polimerizzazione di actina, formazione di filamenti sempre più lunghi. E dall'altro lato però c'è una via che appunto è separata e questo ovviamente ne favorisce, ne permette la modulazione indipendente, comunque che arriva su ROC. Sapete chi è ROC? Chi è ROC? Il concerto ROC a Ro e al pala qualcosa. Comunque ROC è una serina treonina fosfatasi, no scusate, chinasi, che fosforila la miosina, attivandola, sapete?
La miosina, MLC sta per myosin light chain, attivata e quando è attivata quando è fosforilata. Allo stesso tempo però ROCK inibisce la fosfatasi, quindi inibisce il suo antagonista, ok? E questo permette di spingere fortemente, forse anche rapidamente, la fosforilazione, avere un effetto a cascata, ok? Quindi attivo e nel frattempo lego e imbavaglio il mio antagonista. Così ho campo libero. Ok? E quindi questo ovviamente porta a quella reazione di scivolamento dei filamenti l'uno sopra l'altro. E questo è proprio un meccanismo base di biologia cellulare che avevo il sospetto che voi non conosceste già, o lo conoscevate già. Non lo sapevate già, però dovete saperlo. Quindi meno male che in 5 minuti ce la siamo scampata. È più complicata di così la storia, ma diciamo questa è la base. Questa è la base. Quindi sono una serie di... ok, quindi lungo l'asse apico-basal, ok? L'asse apico-basale delle nostre cellule noi abbiamo creato questa cintura di actina e attraverso la modulazione di ROCK possiamo anche farla contrarre, quindi farlo stringere. Creare questa apico-basal constriction. Ok, allora adesso io ve la faccio super breve. Esistono tutta una serie di meccanismi che dentro alle cellule, noi abbiamo parlato di patterning degli organismi, ma in realtà ci sarebbe una serie di argomenti precedenti da trattare, che sono il modo in cui le cellule si polarizzano, ok? Apico-basal è uno, quindi la polarità tra la superficie apicale e quella basale. In questo caso invece noi tratteremo di striscio un altro grosso argomento di polarità cellulare, che è quella planar, la planar cell polarity, cioè meccanismi che regolano la polarità delle cellule sul piano dell'epitelio. Ok? Si girano tutte a destra, si girano tutte a sinistra, ok? Quindi, stante la polarità apico-basal, le cellule sono in grado di appunto avere anche una polarità planare, e questo si vede molto spesso. Ci sono epiteli in cui le ciglia girano tutte a destra, tutte a sinistra, no? Pensate, non lo so, all'orecchio, eccetera, eccetera, l'orecchio interno, l'organo del corpo. Ok, questo planar cell polarity tipicamente è gestito sia da molecole di adesione della famiglia delle caterine che da una loro interazione con le vie cosiddette non canoniche di Wnt. E ve la dico così e ve la butto lì, mi dispiace. Comunque, queste sono tutte vie che effettivamente tendono a finire su Rho e su ROCK, regolando l'attività del citoschetto di attivo. Ok, ma tornando al nostro apical constriction, quindi il nostro apical constriction probabilmente, anzi senza probabilmente, ve lo farò vedere, si può ottenere proprio giocando su questa actin belt delle giunzioni aderenti. Se noi stringiamo quella, otteniamo quella che ci piace, l'apical constriction. Quindi abbiamo una striscia di actina proprio nella porzione apicale e già lì basta stringerla. Come si fa? E soprattutto come la stringo? E qui entra in gioco il problema del planar cell polarity. Perché se io stringessi tutto, in realtà avrei anche un accorciamento, siete d'accordo? Del mio tubo neurale. E questo non si verifica, anzi c'è un allungamento. Si snellisce molto la nostra larvetta man mano che cresce. Ok? Quindi noi dobbiamo creare in realtà per ottenere questo piegamento, dobbiamo ottenere una apical constriction che sia polarizzata, cioè soltanto sul piano mediolaterale, o quantomeno in modo preferenziale sul piano laterale. Anzi, sul piano antroposteriore ci piacerebbe pure allungare un po'. Ok? Ed effettivamente, se voi utilizzate l'immunoistochimica e un confocale e andate a fare un imaging
del tubo neurale, prima che si pieghi, nel punto in cui sapete si piegherà, che è proprio quello in mezzo, e usate un anticorpo contro la miosina fosforilata, e quella fosforilata abbiamo detto è attiva o inattiva? Fosforilata è attiva, ok? Quindi miosina attiva, miosina che sta tirando, o almeno stava prima che venisse fissata e colorata, tirando sui filamenti di actina. Guardate un po', queste sono cellule, qui vedete con la zonulina è la proteina delle giunzioni occludenti, quindi che fa per bene il perimetro, perché deve essere impermeabile, siete d'accordo? Quindi fa un bel perimetro, si usa spesso per fare il perimetro degli epiteli. Vedete che bei perimetri? Queste sono tutte cellule, almeno la porzione apicale, attenzione, delle cellule. In realtà qui lo schema dell'epitelio, perdonatemi, non è proprio fedele, perché com'è l'epitelio del tubo neurale? È pseudostratificato, ok? Quindi non è proprio così, ma approssimiamo. Ok, che cosa vediamo? Questi cavi che effettivamente vanno in direzione mediolaterale, siete d'accordo? Di miosina fosforilata. Evidentemente queste cellule sono capaci di riconoscere il lato antero-posteriore e mettono lì, attivano lì la miosina e la contrazione, mentre non l'attivano sul lato anteroposteriore, ok? Scusate, il lato mediolaterale, anteriore e posteriore, mentre non lo attivano su quello anteroposteriore, ok? Il lato rostrocaudale, non so, quello parallelo all'asse rostrocaudale, mentre tendono ad attivarlo su quelli mediolaterali. E in più sembrano parlarsi con le cellule vicine. Non giocano ognuna da sola, questo è il bello degli epiteli, gli epiteli fanno gioco di squadra e lo sanno fare molto bene. Questi cavi di miosina attivata effettivamente sembrano passare da una cellula all'altra. Voilà, quindi questo è il substrato perfetto per fare l'apical constriction. Dopodiché possiamo giocarci a livello molecolare, possiamo usare farmacologicamente dei meccanismi per inibire la fosforilazione della miosina. Ok? Quindi tu inibisci ROC con un farmaco che lo inibisce, la miosina non si può più fosforilare. E che cosa vediamo? Uno, che se andate a vedere, vedete qua l'F-actin, sapete cos'è F-actin? Actina? Filamentosa, quindi queste sono, diciamo, le actin belt di filamenti che corrono sotto alla superficie. L'actina anche si perde un po', il segnale di actina sembra andare giù e le cellule, la superficie apicale delle cellule si allarga. Inutile dirvelo che questo tipo di trattamento inibisce, non ce l'ho l'immagine, scusatemi, la chiusura del tubo. Quindi le cellule non fanno l'apical constriction e non si piegano neanche, non si solleva. Quindi attivazione di ROC fondamentale per fare questo movimento. E siamo contenti. Questo saltiamolo, così ci saltiamo un pezzo. Ok, il problema è come si fa ad attivare precisamente solo quel lato. In realtà esattamente non si sa, però una serie di lavori recenti effettivamente hanno mostrato il coinvolgimento di proteine di adesione che fanno parte di queste proteine che regolano il planar cell polarity. E in particolare una particolarmente rilevante sembra essere questa CELSR1. Quindi è una proteina che assomiglia alle caderine, che è in grado di interagire con la linea, con la via di Wnt, e se la mutiamo, vedete che il topo, proprio la chiusura del tubo, nulla, zero. Un fenotipo drammatico, siete d'accordo? Per il resto sembra tutto a posto, ma la chiusura del tubo non avviene per nulla, ok? E questo è proprio dovuto ad un impedimento, questo è il controllo, molto forte di questa apical constriction nella porzione mediale, nel medial hinge point. E lo vedete qua, questo è il controllo,
E questo è in realtà un mutante creato per RNA interference, ma fa lo stesso, un'elettroporazione. E vedete che in questa zona non abbiamo più l'apical constriction e non abbiamo più il ripiegamento. Va bene? E quello che è stato visto è che effettivamente CELSR1 si tende a localizzarsi in questi cavi mediolaterali. Questa è l'actina e vedete che anche lei, un po' come era per la miosina, forse non super forte, però tende ad avere questi punti in cui si pone a livello mediolaterale. Aspettate, questo ve lo faccio vedere. Quindi il concetto è quello che si formino dei cavi grazie all'espressione di questo CELSR1, e poi chi mette CELSR1 nel posto giusto, in realtà non ve l'ho svelato, quindi è un trucco e non lo sappiamo. Però effettivamente probabilmente ci sono dei meccanismi di membrana per cui le cellule si parlano tra di loro e vanno a posizionare dei cavi di actina nel posto giusto sotto la membrana apicale e lì in modo specifico attivano la miosina. Ok. E nell'attivazione di questa miosina, in realtà, poi sono coinvolte tutta un'altra serie di altre molecole di segnale, incluse le BMP, ma adesso anche di questo non parleremo. Ok, e questa semplicemente è la via che viene ipotizzata. Quindi c'è la localizzazione di questo CELSR1 nel posto giusto al momento giusto, e per interazione con la via di planar cell polarity abbiamo l'attivazione di Rho localizzata solo in queste regioni, o comunque maggiormente attiva in queste regioni mediolaterali, lungo la parete mediolaterale di queste cellule. Quindi una via che unisce, loro hanno anche hanno identificato una serie di proteine a valle, e questo ci piace molto, vedere come CELSR1 vada su Rho. Adesso la questione è capire come CELSR1 vada solo lì e non anche in altre parti della membrana. Ditemi. No, allora, CELSR1 è a monte dell'attivazione di Rho, ok? Quindi l'attivazione localizzata di Rho, quello che tu ti chiedi è perché Rho è attivo solo su quel lato e non anche sull'altro lato? Ok, perché non c'è una attivazione generalizzata nella mia cellula? In realtà Rho è una molecola che va attivata localmente. E sembrerebbe effettivamente che questo sia dovuto ad una serie di molecole di membrana, ok? Quindi in cui le cellule attivano sotto la membrana e attraverso il riconoscimento omotipico lo fanno fare anche alla cellula vicina, attivano Rho solo in quel punto. Dopodiché, però, per capire, quindi sappiamo che tutto parte dalla membrana, dopodiché però si tratta di capire chi è che crea questa asimmetria nella membrana. Quindi il problema dell'origine dell'asimmetria non l'abbiamo risolto. Però abbiamo già capito che c'è un'attivazione locale di Rho e che questo dipende da una molecola di membrana. Quindi il passaggio successivo sarà capire chi porta CELSR nel posto giusto. Ok. Ok, dopodiché, fatto questo, un altro punto fondamentale quindi sarà non solo andare vicini, ma poi anche riconoscersi tra simili. E di nuovo le caderine giocano un ruolo fondamentale in tutto questo. Qui vedete le cellule del sistema nervoso e le cellule dell'ectoderma esprimono set di caderine diversi. Tipi di caderine diverse, quindi l'ectoderma esprime la caderina E, il neuroectoderma esprime la caderina N. Ce ne sono anche altri, ovviamente, di differenze di molecole di adesione diverse, ma per questo esistono dei dati sperimentali che dimostrano che per riconoscersi devono esprimere queste molecole. Ok? Che se tu misesprimi una nell'altra, gli ectoderma e neuroectoderma non si separano più.
rimangono artificialmente legati. Okay? Ovviamente tutto andrà regolato al momento giusto, non si devono staccare troppo prima, troppo presto e neanche troppo tardi, ma al momento giusto. Ok, in ogni caso però, quando si incontreranno, l'ectoderma, grazie a questa espressione di Caderina E, riconoscerà altre cellule dell'ectoderma e creerà con quelle cellule delle adesioni specializzate, actin belt e tutto via dicendo. Mentre il neuroectoderma farà lo stesso con altre cellule del neuroectoderma. E effettivamente il ruolo dell'adesione nelle cellule per riconoscersi tra di loro è qualcosa che è stato studiato ampiamente nella storia della biologia, e qui ve la faccio proprio super veloce, ma effettivamente le cellule sanno riconoscersi tra loro, anche in una folla. Tu prendi il neuroectoderma, quindi tessuto nervoso, prendi l'ectoderma, li separi tutti, li fai a singola cellula, poi li rimischi insieme come a un concerto dei One Direction e wow, incredibile, quando finisce la musica il neuroectoderma si è riconosciuto con altre cellule del neuroectoderma e l'ectoderma è andato con altre cellule dell'ectoderma. E c'è anche un'altra cosa meravigliosa e un po' incredibile di tutto questo, che in modo statisticamente riproducibile all'ectoderma piace stare all'esterno del neuroectoderma. Quindi ci sono delle forze che legano queste cellule tra di loro, di adesione, che dicono chi starà fuori e chi starà dentro, che regolano il modo in cui si distribuiranno. In realtà non sempre c'è questo spazio. Ci sono immagini più belle, ma comunque è questa valutazione delle forze che legano le cellule tra di loro è stato fatto in modo sistematico, ok? Mischiando diversi tipi di cellule tra di loro e creando una specie di scala delle cellule tra di loro. Quindi, in qualche modo, poi questa organizzazione dei tre foglietti, qualcuno di più interno e qualcuno di più esterno, attenzione, non dorsale ventrale, ma più esterno e più interno, comunque, questo ha una qualche sua natura intrinseca che può essere gestita unicamente dalle adesioni specifiche che le cellule fanno tra di loro, riconoscendo i propri simili. E vabbè, tutto questo è un argomento affascinante, ma sono le 3:15, ci avviciniamo alla fine del corso e io ho bisogno di spingere un po'. Allora, no, ok, no, questa è quella che stiamo guardando adesso, voilà. Allora, fatto ciò, nelle prossime 1/2 lezioni, vediamo, non so se... io normalmente faccio anche altri argomenti, no? Però ho deciso quest'anno che di continuare un pochino di più sul sistema nervoso, in questo primo pezzo, perché abbiamo parlato molto di cell specification, cell type specification, abbiamo parlato di come vengono specificati gli assi, abbiamo parlato di cellule staminali, voglio raccontarvi una storia che sta un po' nel mezzo di come poi le cellule staminali producono diversi tipi di cellule, ok? E questo è stato analizzato nel sistema in cui i tipi di cellule sono più diversi di qualunque altro organo, ovvero il cervello, il sistema nervoso. Come si fa? E questo è un problema di biologia dello sviluppo ultra complicato. Come si fa a mettere il proprio avanzato per utenti esperti? Come si fa a mettere il neurone giusto al posto giusto? Ok, velocissimi, l'anatomia la sapete, ok? Sistema nervoso centrale, antero-posteriore, telencefalo, bla bla bla, spinal cord. Il sistema nervoso centrale, vi ci sarete ammazzati in anatomia, è fatto di un sacco di aree e già magari non le avete viste tutte, comunque a grandi linee, per macro aree,
però anche andando per macro aree sono tantissime. L'Atlante c'è da studiarlo per tutta la vita, ok? Ci sono una quantità di aree infinita e ognuna di queste aree ha il suo set di tipi cellulari caratteristici, le piramidali, le spinate, spinato girato, spinato arrabbiato, cioè sono proprio tante, ok? Sono tantissimi tipi, categorie che sono state classificate nei millenni. Quindi i tipi cellulari a grandi linee sono neuroni, glia ed ependima, però diciamo che tra i neuroni appunto la variabilità è gigante. In qualche modo non è sbagliato dire che se tu vai a considerare il pattern preciso di connessioni che uno riceve, bla bla bla, non è sbagliato dire che ogni neurone è unico. Ok, il neurone fatto come quello lì, ce n'è solo uno, Luigino ce n'è uno e basta. E vi faccio un esempio proprio di Luigino, di Gino. Allora, prendiamo per esempio i motoneuroni. Quindi rispetto alle macrocategorie di neuroni che esistono, piramidali, spinati, eccetera, medium spiny, Purkinje, sembra già di aver detto molto, e poi ci sono i motoneuroni, sono una delle mille. Bravo, motoneuroni, ma non hai detto niente, perché i motoneuroni possono essere viscerali o somatici, possono essere, possono innervare la muscolatura degli assi, oppure quelle degli arti, dell'asse degli arti, oppure possono essere per la parte mediale, possono essere per la parte laterale, poi ci sono i pull, che fanno solo certi fasci di fibre muscolari, e poi ce n'è uno che innerva quella fibra muscolare lì, ok? Lei si chiama Gina e lui si chiama Gino, e di Gino ce n'è soltanto uno. Siete d'accordo? Poi Gino non è indispensabile, se Gino muore ci sono dei meccanismi per rimpiazzarlo, ma ok, a livello di sviluppo uno ce n'è che innerva quella fibra nervosa ed è unico. Allora la questione è: ok, questi meccanismi che abbiamo visto di patterning, ma hanno questo livello di precisione? Ok, di poter specificare 100 miliardi di cellule autonomamente? Abbiamo 100 miliardi di fattori di trascrizione? Cioè, no, nel nostro DNA. Come si fa? E questa è una domanda vecchia come il cucco in biologia. E appunto noi abbiamo studiato che sì, ci sono questi gradienti di morfogeni che possono essere interpretati, però è certo che qui le cellule sembrano pure troppe. Ok? Quindi in qualche modo il modello che noi abbiamo in mente e che adesso vi farò vedere, in realtà un pochino si riesce ad applicare, è: abbiamo un sistema di coordinate spaziali settato da fonti di morfogeni e questi creano appunto una griglia che può essere utilizzata per specificare le zone del corpo, va bene? E possiamo immaginare che possa essere specificata anche proprio per, a livello fine, specificare singoli tipi cellulari. Addirittura singole cellule? Ok? Quindi Gino è lì, a 0,0022 di Sonic Edge, 3,34 di... e a 3,33 c'è Pino. Ok, questa è la mia pubblicità di questo magnifico sistema, ok? Munito di bussola e orologino. Ogni precursore può conoscere il suo destino. Sai dove sei? Scopri chi sarai sull'antico codice del destino cellulare. Ok? Quindi c'è un codice che crea in modo bidirezionale questi rapporti. Non lo so, in realtà vi dirò, la risposta finale non la sappiamo, però certo che sembra incredibile. Vogliamo vederci più chiaro. E quindi andiamo a cercare di, così, almeno esplorare a grandi linee quali sono i meccanismi che regolano la specificazione dei neuroni. Ok, oggi vediamo in realtà solo l'inizio, e poi con calma ne parliamo la prossima settimana. Quindi oggi vediamo un minimo di meccanica. Qual è il campo da gioco? Allora, il campo da gioco è un tubo con un epitelio pseudostratificato. Ci sono cellule che si trovano, appunto, sono attaccate alla superficie apicale e anche alla superficie basale.
Attenzione, quale sarà la superficie apicale? Qual è la superficie apicale di questo epitelio, secondo voi, che racchiude il tubo? Qual è l'apicale? Qual è la basale? Eh? Qual è l'apicale? Quella? Quella rivolta verso la cavità del tubo, esatto, ok? Quella è la superficie apicale, l'abbiamo visto, l'apical constriction era qui e poi si portava al centro del tubo, d'accordo? Quindi la porzione apicale, con alcune di quelle specializzazioni della superficie apicale, come per esempio le ciglia, prima resilium in realtà in questo caso, un po' diverse, ma comunque ci sono delle specializzazioni della superficie apicale, e la parte che dà verso il tubo. Dall'altra parte, una lamina basale è la superficie basale dell'epitelio. Ok, queste cellule sono molto attive, proliferano tantissimo, e appunto già, anche forse per risparmiare spazio, si distribuiscono in questo modo pseudostratificato, ossia si agguantano una sull'altra. La cosa curiosa è che però per dividersi amano andare alla superficie apicale. Ok? E questo è un po' curioso, normalmente negli epiteli non funziona così. Però... Quindi questo epitelio pseudostratificato ha divisioni mitotiche alla superficie apicale e le cellule vanno continuamente su e giù, sono attaccate, scusate, i corpi cellulari, perché le cellule sono agganciate a tutte e due, i corpi cellulari si muovono lungo il ciclo e vanno a fare la mitosi ogni volta al lato apicale. Le vedete qua? Le vedete? Questo è un preparato in cui con un colorante normalissimo sono state colorate qualche cellula qua e là e così riusciamo a vederle. Ok? Gli è stato dato un colorante intracellulare che rimane dentro la cellula. Le vedete le mitosi? Ops, qui ce n'era una, qui ce n'è stata un'altra. Le avete viste? Giusto per curiosità. Questa qua era una mitosi, qui ce n'era un'altra. Faccio rivedere. Vabbè, poi ve lo guardate a casa. Ok. Ok, allora, questi sono cellule staminali. Questa strato cellulare della ventricular zone, chiameremo, quindi zona ventricolare, e vedremo perché la chiamiamo così, perché adesso ne compariranno delle altre, dobbiamo distinguerle. La zona ventricolare contiene progenitori che si dividono. Qui ve ne ho messo un ritaglio in cui qui la vedete la mitosi, e vedete quelle cellule che vanno giù e si dividono in modo simmetrico, vedete il piano, per formare due cellule che apparentemente sono identiche, ok? Quindi questa è symmetric cell division apparente. Quindi noi possiamo immaginare che queste cellule, se sono cellule staminali, stanno espandendo il pool. Ok, poi però a un certo punto il loro modo simmetrico di dividersi cambiano idea. E inizia una fase invece di divisioni asimmetriche. Quindi dove loro producono cellule diverse da se stesse. E questo, quindi, iniziano a funzionare come progenitori. Questo, come abbiamo visto, per cellule staminali. E in realtà in alcuni casi sembrano dare origine a neuroni in modo, direi, quasi diretto, cioè ci sono cellule che nascono, scusate, in realtà appunto adesso lo vedremo, il cervello si espande, quindi dal lato basale le cellule che vengono generate ingrassano uno strato cellulare che si forma dal lato basale dell'epitelio, al di sotto, diciamo, della membrana basale. Lì si forma il cervello, ok? Quindi il cervello viene cagato. No, brutto questa espressione. Però, se vogliamo vederla così, viene gocciolato, più delicata come espressione, viene fatto gocciolare dalle cellule epiteliali. Quindi sul lato basale. Noi lo giriamo sempre al contrario, a testa in giù, questo epitelio, ovviamente, perché a noi ci interessa questo lato qua. Ok, quindi si forma il cervello e
Questo grazie appunto a questa fase di divisione asimmetrica in cui questi progenitori primari danno origine a dei neuroni che migrano al di sotto, che passano la membrana basale, si spostano al di sotto e appunto poi cominciano una migrazione che può essere più o meno complicata e che li porterà alle loro destinazioni definitive. Man mano che lo sviluppo aumenta, in realtà alcune divisioni iniziano ad essere osservate anche al di fuori della ventricular zone. Quindi in degli strati di cellule in genere addossati alla ventricular zone, subito sotto, cominciamo a vedere una serie di altre divisioni cellulari. Oh, l'ho già messo, accidenti. Come si chiamano i progenitori, le cellule che si dividono nei sistemi staminali? La cellula staminale può dare origine ad un'altra cellula, questa si divide e a sua volta darà origine poi alla progenie. Quelli si chiamano progenitori? Ve li ricordate? È passato troppo tempo? I progenitori intermedi, transient amplifying, di amplificazione transiente, i transit amplifying cells. Quindi si forma uno strato di amplificazione transiente, quindi dove la singola cellula di glia radiale dà origine in realtà ad un semino e questo poi si espande, mentre lei con calma produce un'altra cellula. Ovviamente questo amplifica grandemente il programma e la quantità di cellule che vengono prodotte, ok? Ok, comunque, che vengano direttamente generate dalla ventricular zone o che passino attraverso uno stadio di amplificazione intermedia, queste cellule poi migrano, raggiungono la zona dove devono arrivare e lì differenziano i neuroni. Iniziano a fare dendriti, assoni e tutto il resto. E a tentare di connettersi. Ovviamente lì in realtà i problemi sono appena cominciati, ma noi fino lì non ci arriveremo. Ok, vi faccio solo vedere un po' più, questo era uno schema, vi faccio vedere un caso in parte particolare, però che, uffa, ma adesso aspettate che questo Skype rompe le balle, mi dimentico sempre di staccarlo, lo tolgo adesso, eccolo qua, usciamo, siamo usciti, hanno attaccato, vabbè. Allora, vi faccio vedere un caso specifico, perché va benissimo raccontare gli schemi, però io voglio che vi facciate l'occhio, che sappiate di cosa stiamo parlando dal vero. Allora, questa è una sezione coronale di un cervello, di un embrione di topo, ok? Qui avete la futura corteccia e questi sono invece i futuri gangli della base. Ricordate vagamente qualcosa, lo striato? Poco? Questo è il futuro ventricolo laterale. Vabbè, i gangli della base sono due polpettone che si trovano al centro del cervello e lì c'è una grandissima proliferazione, ok? C'è un piccolo ventricolino ma si forma un polpettone subito sotto, c'è un'elevatissima amplificazione, ci sono moltissimi progenitori intermedi, quindi è un bel posto dove farvi vedere adesso un video di un lineage di cellule staminali. Che cosa vediamo qui? Qui vediamo DAPI, per vedere, sapete cos'è il DAPI? Ce lo siamo già detti, cos'è il DAPI? Il DAPI è un marcatore, c'è scritto, di nuclei, è un intercalante, è un marcatore nucleare. Poi abbiamo un marcatore di cellule proliferanti, il fosfoistone H3, quindi sono cellule in mitosi, è un istone che viene fosforilato alla mitosi, e poi abbiamo la beta 3 tubuli, quindi una tubulina specifica di neuroni. Quindi qui state vedendo, però voglio che li vediate, le zone del germinative e del futuro cervello, ok? Questo è l'epitelio, vedete l'organizzazione anche un po' dei nuclei? Questo è l'epitelio della ventricular zone, questa è la ventricular zone. Qui c'è il futuro, ci sono tutti i neuroni che si stanno accumulando, che sono gocciolati al di sotto, che hanno migrato al di sotto e si sono accumulati e li vediamo perché hanno la beta tubulina. Ok? Queste sono le prime fasi in cui il cervellino è ancora sottile, è ancora magrolino, però man mano che queste cellule lavorano, lui ingrassa, ingrassa, ingrassa e cresce, cresce, cresce.
e qui lo vediamo in una fase più avanzata. Ok? Vedete che in questa fase più avanzata, dove in realtà il ventricolo più o meno rimane così, però c'è una espansione esponenziale del volume, cominciamo a vedere mitosi anche in altri punti, siete d'accordo? Quindi le mitosi non sono solo più qui alla superficie apicale, la vedete la superficie apicale? Questa è la superficie apicale, questa è l'estensione della ventricular zone, questa è la futura subventricular zone oltre che il resto del cervello. E qui vediamo mitosi che si formano in altri punti. Ok? Allora, queste fette, una fetta come questa, la figata di un embrione, è che sono molto vitali, come tutti i bambini, e si possono tenere in sopravvivenza, sono diciamo meno sensibili all'ipossia, soprattutto. Comunque, si possono tenere in sopravvivenza per un certo numero di ore, anche di giorni, 2-3 giorni possono stare in coltura, e quindi si può fare dei videomicroscopi. Tu puoi prendere un retrovirus, qualche cosa che faccia una marcatura genetica per esprimere un gene reporter, in questo caso, ma non badiamo a spese, ne facciamo due, uno di membrana rosso e uno citoplasmatico verde, e posso marcare una cellula, quindi di glia radiale, di questi progenitori embrionali. Scusate, ho dimenticato di dirvi un piccolissimo dettaglio fondamentale. Vedete, questi sono i progenitori primari. Loro sono agganciati, sì, alla membrana basale, a quella apicale all'inizio dello sviluppo, ma man mano che il cervello si espande, loro però rimangono agganciati alla superficie apicale. Quindi hanno questo processo radiale, infatti vengono anche chiamati i progenitori della glia radiale, hanno questo processo radiale che cresce col cervello. Ok? E quindi, e questo è anche figo perché mantiene una corrispondenza punto punto tra quella che è la superficie e quello che è il ventricolo. Ok? Quindi ogni punto della superficie si porta dietro questa lunga guida. Ok? Vi farò vedere delle immagini più belle la prossima volta. Ok, però questo processo caratterizza il progenitore primario. E lo vedete qua, vedete? Qui vedete la superficie apicale. E questo è questo lungo, sottile processo che va fino alla pia. Ok? Lo vedete? È questo qua. Si vede? No? Sì, si vede. Ok, il video microscopy mi permette di, in time lapse, mi permette di seguire il lineage, di fare la famiglia, di vedere le divisioni simmetriche, asimmetriche. Poi purtroppo dopo un po' la fetta muore e quindi non saprò mai che cosa diventeranno esattamente quei figli, però posso vedere come inizia la famiglia. E ve lo faccio vedere. Voilà, qui vedete la cellula che si sposta. In realtà qui dà già origine a una cellula non più in posizione apicale, poi fa una divisione apicale, poi ne dà un'altra che se ne va per i cavoli suoi. Nel frattempo le sorelle stanno iniziando a dividersi, qui non siamo ancora usciti dalla subventricular zone. Adesso vediamo, ecco, qui siamo nella subventricular zone e adesso raddrizziamo la camera per vederle ancora e vedete che si dividono ancora. Nel frattempo c'è gente che passa. È parecchio attivo, questi sono neuroni che passano, vanno a salutare le mamme, ehi! E poi migrano altrove, e c'è molta allegria, è un ambiente molto allegro la ventricular zone. Ok, ve lo faccio rivedere solo molto rapidamente. La cosa anche interessante è che le cellule figlie tendono a migrare seguendo il processo radiale della madre. Vedete che rimangono attaccate tra le loro, questi sono bambini che vanno per mano a scuola e rimangono attaccati alla guida della mamma. A me piacerebbe averci questo processo qua che manda i bambini a scuola, ma non ce l'ho. Devo portarli per mano. Ok? Quindi, questo ve l'ho fatto vedere e voglio solo attirare la vostra attenzione per un momento su questo albero genealogico. Com'è l'albero genealogico? Simmetrico o asimmetrico? Asimmetrico, a voglia, perché la glia radiale si mantiene lì, non sappiamo se cambia, come cambia nel tempo, la mamma che invecchia, ma l'albero è asimmetrico perché produce delle altre cellule che se ne vanno e che man mano si dividono. Tutto questo avviene ancora nella ventricular zona, anche se non a livello apicale. E poi abbiamo dei basal progenitors che in realtà sono più appunto questi intermediate progenitors. Ok? Ok, la faccenda della
del mettere tutte le divisioni che servono per creare tutta questa sbordellata di neuroni che abbiamo in un cervello, in realtà è ancora più complicata. Giusto perché lo sappiate, perché recentemente se ne parla parecchio. In effetti, in alcuni animali il rapporto tra la superficie esterna, vi ho detto che ci sono queste cellule della glia radiale che hanno il corpo nella superficie ventricolare e poi punto punto connettono il ventricolo con l'esterno, con la superficie piale, ok? In alcune specie, ma tutto sommato si vede, questo è il ventricolo nell'opossum, e vedete, questo è il ventricolo, c'è più o meno una corrispondenza, insomma, non sono così su scale molto diverse. Ma su un'altra specie, per esempio questo è un leone marino, ok? Questo è il ventricolo, e per questo piccolo pezzetto di ventricolo, guardate che estensione superficiale che noi abbiamo, questo ovviamente principalmente, soprattutto, in modo drammatico, nella corteccia cerebrale, ok? Quindi c'è una sproporzione mortale, non è possibile, che affollamento c'è in questa ventricular zone per tenere tutte le capi dei fili che arrivano a questa pia? In effetti non è così, ok? Questo schema da libro ci ha messo un po' di anni, ma è solo recentemente stato, diciamo così, un pochino rivisto. Ci sono delle cellule della glia radiale che a un certo punto, quando l'estensione aumenta troppo, si staccano dalla superficie ventricolare e, pur rimanendo del tutto simili alla cellule della cellule appunto di glia radiale, in realtà non stanno più nella superficie ventricolare, ma si spostano nel parenchima. Vengono chiamate, diciamo, nella subventricular zone, quella regione dove ci stanno gli intermediate progenitors o i transit amplifying. E queste cellule della glia radiale, le vedete queste qua, vengono chiamate outer radial glial cells. Per qualcuno di voi che magari finirà a occuparsi di questioni di sviluppo del sistema nervoso centrale, queste cellule sono caldissime, piacciono a tutti, anche a me. Ok, quindi è vero, la ventricular zone è la nicchia staminale, quindi è una nicchia staminale speciale, però a un certo punto non basta, e quindi nel cervello, specialmente dei mammiferi, è stato così inventato un qualche sistema per farle funzionare anche al di fuori di questa nicchia, ok? E ci tengo a raccontarvela perché appunto la mia linea di ricerca è proprio studiare come si fa a proliferare delle origini a neuroni nel cervello adulto al di fuori della nicchia neuronale, ok? Nel parenchima. Questa è la cosa di cui mi occupo io, insomma. Così almeno lo sapete, ci conosciamo da un po', ci vediamo tutti i giorni. Non vi ho raccontato cosa faccio, ma insomma, il mio argomento è proprio capire come si fa a proliferare fuori dalla nicchia. Ma torniamo nella nostra nicchia, a quelli che sono i problemi di base. Ok. A questo punto la questione è: queste cellule della glia radiale che vi ho fatto vedere, con il loro lineage bla bla bla, sono tutte uguali? Qual è il loro potenziale? Qual è il loro destino? I neuroni che vengono generati sanno già chi saranno? Sono già specificati alla nascita? Ok? Quindi le cellule della glia radiale producono neuroni specificati, o è l'ambiente esterno che gli permette di decidere che cosa fare? Sono Gino, si dice il neurone appena uscito dalla... Sono io, Gino? Ok, e appunto, per chiuderla in fretta e raccontarvi prima tutta una parte che purtroppo non avrò tempo di raccontarvi, ma che voglio che sappiate di questa storia, adesso vi faccio dormire, vi racconto la storia della buonanotte. Sapete chi è quella signora lassù? Chi è? Chi è quella signora? Eurita Levi Montalcini, esatto, di Torino, ne è, ragazzi, Boia Paolo. Forse sarà passata di qui, anche ha studiato qua a Boia Paolo. Esatto, la signora Montalcini ha scoperto cosa? Lo sapete cosa ha scoperto la signora Montalcini? No, l'NGF. Comunque, ha scoperto una molecola che i target muscolari o comunque periferici mandano ai neuroni che li innervano, e questo permette a questi neuroni di sopravvivere, in realtà anche di crescere. Comunque, sembrerebbe che i neuroni siano molto sensibili all'integrazione,
Quindi quando trovano un buon target, il target gli dà un feedback neurotrofico, dicendo tu hai fatto la connessione giusta, tu puoi sopravvivere. E quindi la famosa storia è che i neuroni vengono prodotti in soprannumero. Durante la vita embrionale noi produciamo più neuroni e poi c'è una selezione. Le connessioni giuste vengono tenute e le altre vengono perse. È un po' schematico, vi dirò, questo schema. In realtà, io voglio molto bene alla signora Rita e penso che abbia fatto una carriera spettacolare, però forse estendere troppo questi argomenti rischia di portarci un po' fuori strada. Ma comunque, la questione, il modello alternativo alla specificazione genetica, un parallelo, ok? Che però fa bene tenersi a mente, che forse è un modo per creare variabilità, è proprio quello di lasciare che le cose vadano un po' per i cacchi loro e poi selezionare, come avviene nella selezione naturale, selezionare i circuiti giusti. E probabilmente qualcosa di questo tipo avviene, ma è difficile pensare che questo possa veramente funzionare nel gestire l'intero patterning, ok? Questo tipo di attività di selezione, diciamo, ce la immaginiamo più per il finale, per le fasi finali di refinement. Ok, per le fasi iniziali ci aspettiamo qualche cosa di più genetico. E in effetti questa è la storia che vi racconterò la prossima volta. Nelle prossime due volte, anzi, facciamo e basta, così ce la prendiamo con calma. Il sistema nervoso centrale viene creato, diciamo, la variabilità viene creata inizialmente attraverso dei meccanismi di patterning spazio-temporale di queste cellule della ghiera radiale. Quindi queste cellule della ghiera radiale, grazie, e lo vedremo, a gradienti di morfogeni, vengono specificate, quindi vengono determinate, e quindi la loro capacità di progenitore viene ristretta solo a certi tipi di cellule. Quindi loro sono in grado, scusate, di produrre solo determinati tipi di cellule. Ok? Quindi abbiamo dei progenitori, ma questi progenitori sono committed. E questo è un concetto fondamentale, perché qui stiamo andando appunto verso la genesi dei tessuti e tutto quello discorso che passa per le cellule staminali adulte. Okay. Quindi sono cellule che funzionano come progenitori, quindi sono capaci di produrre un sacco di cellule, ma in qualche modo sono committed. E ci sono, lo vedremo la prossima volta, dei meccanismi spaziali che ne restringono il potenziale. E questo fa sì che, a seconda del punto in cui nascono, i neuroni sono diversi. Quindi in ogni punto di questa ventricular zone vengono generati tipi di neuroni diversi. E questo è vero, vi rifaccio vedere l'animazione per chi stava scrivendo. Ok? E questo è vero, ops, sia nello spazio, adesso vedremo, che nel tempo. Quindi ci sono un sacco di neuroni che migrano radialmente, rimanendo, diciamo, collegati radialmente a quelle che erano le cellule madri. Ce ne sono altri, sono questi qui colorati, sono gli interneuroni, che principalmente, che migrano tangenzialmente, quindi che vanno a occupare altre zone, però diciamo, le diverse zone, quindi quelle che sottendono a un certo punto della superficie ventricolare, sono generate da progenitori diversi. Okay? Quindi questa ventricular zone, queste cellule che sembravano tutte uguali quando le vedevamo andare su e giù, in realtà sì che morfologicamente sono tutte uguali, ma sono diverse. Il loro commitment, cioè la loro capacità di dare origine a determinati tipi di neuroni, è invece eterogenea. E questo è vero nello spazio, ma anche nel tempo. Perché, e di nuovo lo vedremo la prossima volta, i neuroni, cioè questi progenitori, producono tipi diversi di neuroni man mano che passa lo sviluppo. Quindi lo vedremo, ci sono
cellule che vengono prodotte precocemente, quindi ci sono neuroni che vengono prodotti per primi e ci sono altri tipi di neuroni che vengono prodotti per ultimi. Ma in alcuni casi questo avviene per azione dello stesso progenitore neuronale. In realtà dimostrarlo non è stato semplice, vi farò vedere un lavoro, diciamo, recente che secondo me ci è riuscito. Ok. Va bene, quindi questo, diciamo, è lo schema che io vi do e che vorrei che vi ricordaste, che teneste a mente, e la prossima volta, o vediamo una o due, vedo, insomma, non, cerco di farvela semplice, entreremo più così nel, sul lato sperimentale di quelle che sono le evidenze che ci hanno permesso di capire com'è la meccanica, come avviene, ok? La regionalizzazione dei progenitori. Ok, e come è stato dimostrato che effettivamente singoli progenitori cambiano il loro potenziale nel tempo. Va bene? Ci vediamo la prossima settimana.